Ciao ragazzi, oggi andremo a montare insieme la tenda fuori perché... Perché fuori ci sono 35 gradi e non si riesce a dormire in casa. Sì. Partiamo! Abbiamo scelto il posto pari e ora dobbiamo tagliare l'erba. Partiamo! È arrivato il nostro operaio, ha già preso la tenda, ha preso il materasso e ora andiamo a montare tutto, sì. Io? Ma sì, fai tutto te. Con cosa cominciamo? Tenda. Aprilo. Io? Sì. No, vediamo se... Chissà se ci sono tutti i pezzi. Per me no. È uno zaino. No, non mai. Abbiamo scelto il posto vicino alla piscina, così se di notte ci svegliamo andremo a fare subito il bagno. Ok. Ci sono tutti i pezzi? Non lo so. Sei sicura? Che cazzo non so, guardaci tu. Abbiamo messo quella cosa lì. Non so perché, non so a cosa serve, però Roman ha detto di metterla. Piano! Ragazzi, stiamo capendo di come farlo, perché non l'abbiamo mai fatto. Siamo già riusciti a infilare il primo bastone. Adesso infiliamo anche l'altro e vediamo se andiamo bene. Questa volta riusciamo a fare qualcosa. Non adesso. Adesso? No? Sì. C'è da mettere anche questi? Cosa leghi? Ah, per cosa? Questa parte Roman la fa da solo, perché lui mi sgrida e ora, vedete? E adesso la fai da solo. Fai finta di sapere qualcosa. So tutto io. Non sta fermo. Ah! Vedi, senza di me non sai fare... Ma io so fare... Senza di me non sai fare niente. Adesso ti faccio vedere. Cosa? Niente, aspetta. Cosa? Come si fa? Come si fa? C'è troppo caldo. Si vede? Sei tutto sudato. Ma sì, ancora più vicino. Sì. Ok ragazzi, abbiamo finito la prima tenda e adesso dobbiamo mettere questo. Abbiamo il secondo pezzo che non sappiamo nemmeno che cavolo è e dove si mette. Secondo me va sopra. Però non lo so. Si fa così. Adesso vediamo. E poi? Ciao, siamo sempre noi. Abbiamo quasi finito di montare la tenda. E alla fine c'era un passo in più. E era questo. Non sapevamo dove metterlo. Noi l'abbiamo montato così. In questo modo. Poi alla fine ho scoperto che qui dentro c'era una cosa apposta. Dentro. Passare qui. E così non si vede, perché così sì. Faceva schifo, veramente faceva schifo. Adesso proviamo a metterlo. Cosa? Aspetta. Sì. Poi sì, c'erano queste cordine qua da tirare, da tirarla un po' di più, ma noi non abbiamo bisogno perché non c'è mica il vento e non siamo in campeggio. Abbiamo finito?
Abbiamo finito. Sembra brutta. Perché? Perché non è tirata. Questa cosa? Non è tirata, guarda. Ma questa cosa cosa? Abbiamo finito di montare la tenda. Guardate ragazzi che ingegneria. È venuta, secondo me è venuta abbastanza bene. Non l'abbiamo montata tutta perché non ci serve. Però secondo me... Adesso dobbiamo mettere dentro il materasso. Però è meglio che lo mettiamo subito perché dopo non riusciamo a metterlo quando è gonfiato. Sì. Non riesco a respirare. Muoviti. Oh. Aspetta. C'è caldo? Sì. Troppo? Sì. Cosa hai detto? Che ci sta? Te l'avevo detto? No, no, non ci sta, non ci sta. Vedi? Vedi? Adesso lo chiudo dentro. No. Vai, gonfia. Puoi uscire. Fammi passare. Il Roman si è arrabbiato ed è andato a gonfiarlo con il compressore. Ok ragazzi, Roman ha finito di gonfiarlo, però adesso secondo me non ci sta dentro. Sì, ci sta. No. Vuoi vedere? Secondo me non ci sta. È più alto, è più grande della tenda. Te l'avevo detto che non ci sta adesso. Guarda. Adesso no. Non ci entra! Cosa vuoi fare? Ma scherzi... Sì. Hai visto? Qui si intravede un Roman. Solo che questo materasso è troppo piccolo per me. Perché materasso o materasso? Materasso è troppo piccolo, come facciamo a starci qui dentro in due? Ci stai solo tu io a dormire in cazzo. Già che c'era, il Roman ha deciso di tagliare anche l'erba qua vicino alla tenda. E niente, fra un po' vi salutiamo. Ok ragazzi, abbiamo finito. Lì c'è la nostra tenda. Fateci sapere se volete la seconda parte, dove passeremo 24 ore nella nostra tenda. E ora facciamo un bagno. Sì. Scrivete nei commenti. Ciao! Ha ha ha.